Prime Italia ringrazia Gerardo Valentini, candidato sindaco per Movimento Cantieri Italia. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Quali politiche, secondo lei, ad oggi hanno funzionato nei processi di integrazione dei rifugiati nel tessuto sociale cittadino? Premetto di non essere un esperto di questo tema così estremamente delicato e complicato dal punto di vista sociale. Tuttavia, nel nostro movimento ci sono alcune persone molto vicine al problema delle condizioni di vita in cui vertono i rifugiati politici che passano le nostre frontiere, come volontari di diverse associazioni. La mia poca esperienza, non dovuta al fatto che sia poco informato, ma al fatto di non aver mai parlato direttamente con chi vive il disagio sulla propria pelle, fa sì che la nostra politica in tema punti soprattutto ad un programma di collaborazione con le associazioni di volontariato che si occupano esclusivamente delle problematiche collegate ai rifugiati politici e più in generale a tutte quelle persone che vivono in condizioni abitative ed economiche inaccettabili. Dopo questa premessa, che è doveroso fare per ragioni di trasparenza nei vostri confronti e di coloro che ci ascoltano, posso dire che gli ultimi interventi legislativi risalgono a circa 5 anni fa, che non hanno condotto ad alcuna normativa organica. Come vede la condizione abitativa dei rifugiati a Roma? La condizione dei rifugiati a Roma è per molti di loro pessima, costretti a vivere in alloggi di fortuna e questo è sotto gli occhi di tutti. Non vedo miglioramenti, anzi, la congiuntura economica unita alla mancanza di interventi legislativi ha generato condizioni di vita difficili anche per molti cittadini italiani. Ritiene utile il confronto con le altre metropoli europee relativamente al tema dell'accoglienza dei rifugiati? Ma il confronto e la condivisione sono sempre utili e motivo di crescita, ma si tratta sicuramente di contesti diversi. Accettare sanzioni sul modo di comportarsi da chi non fa parte del bacino del Mediterraneo e dunque non affronta le nostre stesse problematiche relative alle migrazioni è molto discutibile. La presenza dei rifugiati nelle aree urbane può essere vista come un'opportunità oppure è prevalentemente un'emergenza? Tutti gli istituti di statistica parlano di immigrazione come risorsa, rilevandone l'importanza sia per la crescita economica che demografica. L'Italia necessita di manodopera di immigrati per far funzionare le fabbriche, l'agricoltura, i servizi. Se un giorno gli immigrati facessero sciopero, accadrebbe che molti degli italiani non potrebbero andare a lavorare perché dovrebbero rimanere a casa con i propri figli e si bloccherebbe tutto il sistema produttivo. In tutti i settori c'è bisogno dell'aiuto degli immigrati. Per il contributo che gli immigrati forniscono, dovrebbero avere dei diritti che sono spesso loro negati. Qual è il primo atto concreto che farebbe per migliorare la qualità della vita dei rifugiati politici qui a Roma? Prima di tutto ascoltarli, poi attraverso la creazione di nuove opportunità di lavoro. Il lavoro è il primo punto del nostro programma, fornire loro la possibilità di ricostruirsi una vita dignitosa. Grazie Grazie e buon lavoro. a voi per l'opportunità che ci avete dato.